Nella pallanuoto. Martina, raccontaci tutto. La passione per la pallanuoto nasce un po' per caso. Io andavo a fare scuola nuoto 2 o 3 volte a settimana a San Salvo, in una piscina più o meno vicino casa, e il mio istruttore di allora, Ezio Capasso, notò qualcosa in me e mi chiese se io volessi fare una prova con la sua squadra di pallanuoto. E da lì, diciamo, è stato amore a prima vista, perché io ho iniziato ad andarmi a allenare a San Salvo 4-5 volte a settimana, perché comunque la pallanuoto è uno sport che richiede molti allenamenti durante la settimana. E dopo un anno circa, comunque, cercarono di farmi andare in una squadra più attrezzata, dove io potessi anche disputare dei campionati sia a livello giovanile che a livello di prima squadra, e quindi andai a fare un provino a Pescara, dove rimasi per circa 1 anno e mezzo, e poi da Pescara mi spostai alla SIS Roma, con cui rimasi 8 stagioni, e con cui ho fatto giovanili, prima squadra, ho vinto 1 scudetto giovanile, ho vinto 2 Coppa Italia con la prima squadra. È stato un percorso lungo, emozionante, pieno di soddisfazioni, e però l'anno scorso, dopo 8 stagioni, appunto, sentivo che dovevo cambiare qualcosa, che volevo nuovi stimoli, nuove avventure, nuove esperienze, volevo rimettermi in gioco. E quindi l'anno scorso sono approdata a Cosenza, con cui quest'anno abbiamo conquistato la promozione in A1. Quindi, ma tu adesso in questo momento sei comunque sempre di proprietà della Roma, della SIS Roma? Esatto, no? Sì. Quindi sei a Cosenza, ma come si dice in parola, è come il calcio, in prestito? In prestito, no? Sì, si sono in prestito. No? Ci sono dei termini, non lo so, diversi. Sì, sì, no, è la stessa cosa. Quindi sei in prestito, ma cosa farai adesso? Resterai lì? La mia intenzione è ritornare a Cosenza, perché comunque è una società che mi vuole, in cui mi sono trovata molto bene, che mi ha accolto molto bene sin dall'inizio, comunque abbiamo fatto un buon campionato. E comunque mi sono conquistata 1-1, e quindi, siccome loro ci tengono a riavermi, ho voglia di giocarmela. Beh, se state bene insieme vuol dire che è giusto anche essere così, perché se poi devi andare in un altro, tornare dove magari non sei felice come sei qui, sarebbe un peccato sia per chi ti ha come in squadra, ma anche per chi, soprattutto come te, deve appunto giocare, deve essere serena soprattutto. E poi il ruolo che ricopri è un ruolo che richiede serenità. Esattamente, quindi, sì, sì, è un ruolo che molti pensano sia il più facile di tutti, perché all'apparenza il portiere si allena fisicamente di meno, è vero, però è un ruolo che richiede molta mente, molta attenzione. Comunque il portiere è la persona che sta dietro di tutti e quindi vede tutto e deve gestire tutti. Ma anche nel calcio la stessa cosa, il portiere è quello che c'ha la situazione, che deve muovere la difesa, deve dare indicazioni, e tu fai questo in pratica, no? Esattamente, sì, sì. Però se a Napoli, dopo che l'avete sconfitti, qualcuno ha detto sei un portiere non umano, vuol dire che hai dato delle dimostrazioni di te, che la tua performance in pallanuoto in porta davvero importante. La partita a Napoli è stata la partita di gara 2 dei playoff per accedere in Serie 1, e noi venivamo da una sconfitta, perché dopo non aver mai perso per tutto il campionato ho accusato la prima sconfitta in gara 1 dei playoff in casa nostra, e diciamo è stata una sconfitta più che altro dettata dall'emozione, perché noi dopo la stagione regolare del campionato di A2 siamo state ferme 1 mese per poi aspettare di giocare le finali playoff in attesa degli spareggi e le semifinali. Quindi è stata la prima partita dopo 1 mese che ci ha giocato un brutto scherzo, e quindi abbiamo avuto una sconfitta, però poi in gara 2 abbiamo avuto una reazione, ci siamo riprese e abbiamo vinto la partita, che è finita ai rigori. E ho dato un grande contributo alla squadra. Sì, lì sei diventata non umano, dai, diciamo. E quindi, bene, questo adesso la vetrina della Serie A potrebbe anche ancora, o è già tardi per magari l'età? Spiegaci tu come funziona. Potrebbe anche essere un trampolino di lancio verso anche un traguardo azzurro? Mai dire mai, insomma, no, il limite dell'età non c'è, no. Quindi c'è la possibilità di poter anche essere messa, essere vista essere, da qualcuno? Sì, messa in lista, in rosa. Beh, mai dire mai, insomma, uno lavora anche per questi obiettivi, per questi traguardi, poi se viene notata... Starai vedendo nei mondiali di nuoto che certo, stanno su, stanotte siamo diventati stanotte oro. Stanotte sì, con la staffetta dei 1500, sì, sì. Senti, il ruolo del portiere, dicevamo, nel calcio, come in altre, anche qui nella pallanuoto, sicuramente è il ruolo più delicato,
nel senso che su, una volta superato te è gol, insomma, ecco. Però se un portiere di calcio in porta ha la terra sotto i piedi dove poter dare il modo di fare degli scatti, dei voli, dei quant'altro, un portiere di pallanuoto che deve comunque mantenersi a galla in acqua, cercare di, sempre in movimento con i piedi, non ha l'appoggio diciamo massiccio sotto i piedi per potersi dare uno slancio. Come riesce in tutto questo? Perché io ti ho visto fare delle parate che anche voli anche incredibili e mi chiedo come riesci. Il portiere lavora principalmente di bicicletta e nel momento in cui parte un tiro è una combo di gambe, addominali e braccia. Quindi bisogna essere molto forti fisicamente, cioè bisogna avere i muscoli allenati perché è difficile riuscire a parare senza avere le parti del corpo allenate. Quindi è una combo di bicicletta, poi uno slancio con gli addominali, una sorta di colpo di reni e un allungamento delle braccia. A dirlo, cioè, no. non è facile spiegarlo, no. È molto più facile farlo vedere e cioè per me almeno è più facile farlo che spiegarlo. Cioè, ma io penso che per un calciatore, un portiere calciatore, sia meno difficile, anche se... È di più un movimento naturale, il nostro non è un movimento naturale perché non è una cosa che fai quotidianamente, comunque il calcio è sempre uno sport che fai con i piedi per terra, che camminare e correre è diciamo, una cosa che ti è naturale, invece la pallanuoto no, perché uno non nasce che sa già nuotare. Appunto. Eh no, ma è questo anche, tu dicevi che il portiere non si allena come si allenano gli altri, magari il portiere di pallanuoto si deve allenare in un altro modo, ma molto più anche duro, perché per avere queste possibilità di avere questi colpi di reni, queste, la bicicletta è un allenamento tosto. Ma sì, molto tosto. Noi la cosa che facciamo di meno è il nuoto, cioè noi non, almeno certo. Io non nuoto come le mie compagne, però lavoro molto di gambe, di addominali, con la palla medica, lavoro molto in porta con gli spostamenti, proprio a prendere le misure della porta, con i salti, sì, è diverso, è più statico, è più allenamenti rapidi che resistenti e esplosivi. Dunque, allora Martina, un'avventura questa che adesso in Serie A davvero ti si aprono delle situazioni, delle frontiere, insomma, se vogliamo dirle in questo senso. Quindi con chi vi misurerete quest'anno? Quest'anno faremo il campionato tutta Italia, perché il campionato di A2 è diviso in gironi, girone nord, sì, girone sud, invece il campionato di A1 è un girone unico. E saremo noi, due squadre di Catania, l'Orizzonte Catania e il Brizz Catania, la SIS Roma, la mia ex squadra. E c'era anche un derby del cuore. Esatto. Poi c'è il Padova, il Trieste, il Como, tre squadre in Liguria che sono il Boiasco, il Rapallo e la Locatelli Genova che è salita insieme a noi quest'anno e basta, siamo 10. Ma chi è la, secondo i pronostici, la situazione da battere, la squadra da battere? Beh, noi anche la forte, quella proprio che ha i maggiori favori dei pronostici come vincitrice possibile. E, vedendo il campionato di quest'anno e gli acquisti vari, penso il Catania continuerà la sua scia positiva, secondo me. Cosenza invece che traguardi si pone? Noi, essendo una neopromossa, non abbiamo grandi pretese. Vogliamo sì fare un campionato discreto, continuare a rimanere in A1, continuare il lavoro che stiamo facendo. Diciamo che una media classifica è il nostro obiettivo. Da neopromossa diciamo non ci possiamo sbilanciare troppo, però comunque puntiamo a una metà classifica che nel primo anno in Serie 1 secondo me è un grande risultato. Martina, tu nella tua disamina della tua storia, insomma, da quando hai cominciato, hai una grande forza di volontà e un grande spirito di sacrificio, perché è una ragazzina che parte da Termoli a 15 anni per andare a giocare in una città, anche Roma, come dire, Pescara, Roma da sola, la famiglia lontana. Se non hai questa forza di volontà, questo carattere così davvero sportivo, io penso che non tutti riuscirebbero in questa situazione. Tu ci sei riuscita, quindi vuol dire che davvero
oltre alla passione sei dotata di qualcosa in più, della passione stessa che può essere importante. Sì, io penso che sia una caratteristica che mi hanno tramandato la mia famiglia, mi ha tramandato la mia famiglia, il fatto di fare sport, di essere sportivi, che poi comunque per me essere sportivo non vuol dire soltanto allenarsi e basta, cioè essere sportivo è proprio un qualcosa che ti dà una mentalità diversa, cioè una mentalità che in diverse situazioni e in diversi ambiti ti permette di pensare e fare le cose in maniera diversa. Comunque poi io ho anche tante amicizie che ho creato nello sport che sono le più belle che ho attualmente. E le amicizie che ti dà lo sport non te le dà nessuno, perché magari poi con le compagne di squadra condividi un qualcosa che è difficile da ricreare o da... Certo, cioè, da... non è una cosa da tutti i giorni. Poi si creano delle, appunto, delle associazioni, diciamo, di amicizie davvero importanti che si portano avanti tutta la tua vita poi futura. Quindi, ma questo è appunto una base principale di chi vuole riuscire in situazioni sportive, ma anche nella vita, in altri ambiti della vita, non è questo. Certo. Lo sport è, fa parte di queste, e quindi se tu a 25 anni puoi raccontarci qui che hai comunque già toccato dei traguardi importanti, hai vinto trofei importanti a grandi livelli, vuol dire che la tua forza di volontà, che è uguale a quella, la passione che hai per l'amore eterno che hai per questo sport e per lo sport in genere, vuol dire che sono stati ben riposti tutti i tuoi, diciamo, i tuoi obiettivi e sacrifici. Allora, adesso raccontaci, prima di chiudere, ti godrai un po' di vacanze qui a Termoli, poi quando è che ricomincerai Adesso mi prendo qualche giorno di vacanza, perché in tutto ciò io faccio l'università e quindi ho finito da poco gli esami universitari e quindi è iniziata finalmente la mia vacanza, che durerà all'incirca un mesetto neanche, perché il 21 ricominciamo gli allenamenti e quindi... Diciamo, dopo Ferragosto dovrò iniziare a fare i pacchetti e le valigie e tornare giù. Sì, cominci a sudare, ma sì, tra virgolette, perché poi sei in acqua, quindi sì. Non è che sudi tanto in acqua. È vero. Noi magari che siamo sulla terraferma suderemo di più. E quindi va bene, allora quindi godi di queste vacanze, in bocca al lupo, per anche, non mi hai detto se sei laureata? No, l'anno prossimo. L'anno prossimo. Speriamo. Quindi, auguri per i tuoi studi. Grazie. Cosa stai prendendo? Comunicazione e media. Allora, insomma, quindi potresti essere anche un collega. Quando... Può darsi, vedremo. Ti aspettiamo con piacere. Va bene. Allora, grazie a Martina Brandimarte, grazie anche alla famiglia che ci ha permesso di poterti intervistare, e in bocca al lupo per tutto quello che avrai di fronte a te da oggi fino al futuro. Diciamo, non soltanto imminente, ma anche prossimo e molto prossimo. Bocca al lupo. Grazie a te, Michele. Grandi risultati per te li meriti, perché sei davvero una ragazza in gamba. Ciao. Grazie mille. Ciao.